al video. Grazie, do la parola al sindaco per le comunicazioni. Sì, grazie Presidente. Sarò brevissimo perché su due questioni che volevo trattare, cioè quella del sociale e della Banca Marche, abbiamo già trattato. Ho fatto consegnare nella posta di tutti i consiglieri comunali l'invito all'evento che mercoledì e giovedì prossimo si terrà all'ex Sadam per la presentazione di FabSpace, il nuovo laboratorio di ricerca e formazione per la manifattura digitale. Vi saranno i vertici della Regione Marche, docenti universitari e sarà l'occasione di conoscere le nuove tecnologie 3D. FabSpace nasce da J-Cube, un accordo tra Gruppo Maccaferri, Comune di Jesi e Fondazione Cassa di Risparmio. È un ulteriore passo avanti verso quel parco tecnologico che può generare nuove start-up, nuova economia, nuova occupazione. Ad oggi nelle Marche non vi è un centro con queste caratteristiche e queste potenzialità. Il fatto che nasca Jesi è importante per questo territorio, da sempre a vocazione manifatturiera e ovviamente anche per tutta la regione, io credo anche potremo andare oltre. Sempre in tema di sostegno alle imprese e nuove attività, vi segnalo che abbiamo deciso di integrare le risorse al Fondo regionale di garanzia di secondo grado per sostenere l'accesso al credito delle imprese in questa fase di ripresa, diciamo non lieve, comunque di ripresa oggettiva. Ad oggi, grazie alle risorse messe a disposizione al Comune Jesi, sono stati garantiti 81 finanziamenti a 76 imprese del territorio per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro. Confermeremo anche quest'anno, come deciso dal Consiglio Comunale, la No Tax Zone, con un contributo pari alle tasse che devono versare per 3 anni le nuove attività del commercio e dell'artigianato che nascono in centro e nei borghi storici. Tutte e tre le azioni, FabSpace, Fondo di Garanzia di Secondo Grado e No Tax Zone, sono stati condivisi con le associazioni di categoria. Una forte azione condivisa che vogliamo mantenere anche in futuro su altri interventi. Grazie Presidente. Grazie signor Sindaco. Ricordo sulle comunicazioni del Sindaco possono intervenire i rappresentanti dei gruppi, un rappresentante per gruppo. Non ci sono prenotazioni? Sì, consigliere Olivi. Grazie Presidente. Parto dalle ultime interrogazioni e poi un passaggio sugli altri due momenti che il Sindaco ricordava in chiedo scusa precedenti. Consigliere Olivi, altri punti verranno poi trattati nelle comunicazioni del sindaco delle comunicazioni, chiedo scusa, del Presidente del Consiglio Comunale. Bene, quindi solo allora, sulle comunicazioni del sindaco. Del sindaco due questioni per chiedo scusa il sindaco si è dimenticato una cosa, chiedo scusa. Consigliere Olivi. Scusi consigliere, le chiedo scusa di averla interrotta, però mi sembrava corretto farlo nei confronti della struttura. Che la conferma di aver rispettato il patto di stabilità anche in questo esercizio credo che sia un grandissimo risultato, considerando che le difficoltà oggettive che si incontrano in questo momento e considerando che abbiamo approvato il bilancio di previsione a dicembre 2014, quello del 2015, e che la normativa è in continua evoluzione e cambia continuamente i parametri di riferimento. Dunque un grazie alla struttura che ha lavorato molto bene. Grazie, signor Sindaco. Scusi, consigliere Olivi. No, ci mancherebbe.
Il rispetto del patto di stabilità è una tradizione di questo comune e anch'io plaudo al fatto, Sindaco, che si riesca a mantenerla nel tempo e negli anni, perché comprendo anche le difficoltà che ci sono in questo che è comunque un aspetto centrale della vita e delle politiche soprattutto che si fanno poi con il bilancio di un ente quale il comune. La situazione, cioè la riflessione che io facevo sulla sua comunicazione sono da un lato la soddisfazione di ascoltare dal Sindaco Bacci dell'opportunità di sviluppo che possiamo cogliere da una maturità di J-Cube, no? e di quello che succede in via della Barchetta. E con molta schiettezza mi fa piacere anche rilevare una sorta di sua maggiore e sempre continua attenzione a questa possibilità, perché mi ricordo che a inizi del suo mandato non è che fosse così diciamo proporzionale o così manifesta questa sua attenzione. Quindi ci abbiamo messo qualche anno, ma sinceramente sono soddisfatto che il Sindaco si sia accorto e al tempo stesso promuova con quegli interventi che lui citava una occasione di sviluppo. E questa occasione di sviluppo mi ricollega anche a quegli interventi che lei citava poc'anzi, da No Tax Zone e via discorrendo, sul nostro tessuto economico, quindi gli interventi. E qui mi permetto anche, Sindaco, sollecitare una riflessione, lo dico al Sindaco per dirlo anche ai consiglieri, su una pratica che io riprenderei in considerazione, cioè di affiancare ad interventi comunque virtuosi come questi, che hanno anche l'avallo, no, delle associazioni di categoria e sindacali, anche a una lettura di un confronto continuo con quello che è il centro per l'impiego. Perché avendo ascoltato ultimamente come consigliere provinciale le realtà dei centri per l'impiego della nostra provincia, fra cui quello di Iesi, secondo me è il caso, se da un lato porre attenzione e quindi strumenti e quindi buone pratiche per intervenire su quello che è un momento di fatica, io provo ad essere ottimista, anche di questo territorio, conoscere ciò che avviene sul versante dell'occupazione, non solo quello della produzione, è secondo me un'iniziativa che questo Consiglio Comunale dovrebbe porre. Perché la lettura che ascoltavo da parte dei CIOF provinciali era quella di un progressivo, di una progressiva disaffezione dei lavoratori, quindi dei potenziali lavoratori, alle opportunità di un centro per l'impiego, ma al tempo stesso anche una crescita di una sorta di povertà strisciante che arriva dopo anni di sofferenze. Per cui se come consiglio volessimo avere momenti ed occasioni, penso alla commissione, quando da un lato andiamo a vedere le aziende, dall'altro no, avere anche il polso della situazione occupazionale, potrebbe crearci un quadro maggiore di intervento anche ad indirizzo non solo di quelle iniziative ma anche di altre. Ecco, sulla questione poi di quello che ho ascoltato durante gli ultimi minuti di consiglio, a mio avviso, torno a ripetere, non penso che sia un atteggiamento maturo da consiglio comunale l'attacco delle forze politiche. Non è che ho problema a dirlo, ma ecco, su questo non sono intervenuto prima perché c'era un'interrogazione, le interrogazioni non si può intervenire, però ripeto, è una situazione che vorrei anche provare a leggere dal mio punto di vista. Grazie consigliere Olivi, non ci sono altre? Sì, consigliere Gianangeli. No, solo un passaggio sull'ex Adam, no? Questa storia che ci trasciniamo dietro dal 2007-2008. Io non ho capito bene quello che sta succedendo, nel senso che lì era previsto, prima volevano fare la riconversione energetica, è stata, l'abbiamo fermata,
poi era passata la riconversione commerciale, iper center, iper centro commerciale, e con una piccola parte che doveva essere diciamo relegata o comunque devoluta a sviluppo, a ricerca, eccetera, più la parte che riguarda le start-up, che oggi mi sembra che sia l'unica parte che in qualche modo la segni di vita. Poi non so quanto può incidere, non so la rilevanza, no? Però comunque c'è un segnale di vita, riguarda solo quel settore lì, e questo va bene. Però io mi ricordo crociate sull'occupazione, crociate sul posto di lavoro, io non so quello che sta succedendo, non so quello che è successo ai ex dipendenti, con i quali in passato c'è stato anche scontro, ma poi è stato interessante che poi alla fine della storia molte persone che ho incontrato hanno capito che probabilmente dovevamo stare alla stessa parte, e sbagliava chi li ha messi contro, i cittadini, in quella situazione lì. Però io vorrei capire cosa sta succedendo da questo punto di vista. Va avanti il piano di riconversione commerciale? Va avanti il recupero dell'occupazione? Va avanti la bonifica? Ci siamo tornati in Consiglio Comunale sulla bonifica, aveva dato l'assessore alcune risposte, però insomma anche lì credo che bisognerebbe accendere un pochino più un faro, e chiedo su questo magari una collaborazione, una maggiore attenzione anche da parte dell'amministrazione comunale, perché quella è anche un'altra questione strategica per la nostra città. Grazie. Grazie consigliere Gianangeli. La consigliera Lenti, prego. Sì, velocemente, intanto buongiorno a tutti, grazie Presidente, solo un paio di osservazioni sulle comunicazioni fatte dal Sindaco. Per quello che riguarda gli ulteriori sviluppi di questo J-Cube, questo incubatore di imprese, che comunque ci dimostra che laddove si creano delle sinergie valide fra gli attori e gli operatori del mondo economico, comunque nuove idee, anche in un momento, no, di stagnazione dove si fa fatica a dare un impulso vero a quella, diciamo, no, che è la ripresa dell'economia, non possono che essere ben accolte, perché di fatto poi molto spesso manca proprio anche questa mentalità del mettersi insieme, dell'elaborare insieme, no, dei progetti, quindi sicuramente, ecco, un segnale positivo da questo punto di vista. Per quello che riguarda invece il discorso dei tagli sul sociale, prendiamo atto delle informazioni, degli aggiornamenti che ci sono stati dati, auspico, e questo è un invito che faccio tanto al Sindaco quanto all'Assessore, che quanto prima venga nuovamente convocato il tavolo tecnico che era stato costituito proprio per un aggiornamento da dare non soltanto, no, ecco, agli amministratori, ma anche a tutti gli operatori, quindi dagli utenti, le famiglie che le rappresentano e gli operatori che appunto operano nel mondo del sociale, la stessa azienda appunto ASP, che è poi quella che di fatto gestisce i servizi sul nostro territorio, ecco, per avere un aggiornamento, ma anche per gettare le basi e cominciare da subito ad affrontare le prospettive per gli anni a venire, magari convocando anche proprio le rappresentanze politiche, che sono quelle poi che vanno a decidere, quindi i nostri consiglieri del territorio piuttosto che il presidente della commissione competente, in maniera da poter affrontare insieme, intanto che ci dicano effettivamente quali sono i meccanismi cui hanno fatto ricorso e quali sono le prospettive per i prossimi, ecco, anni a venire. Grazie consigliera Lenti. Consigliere Punzo. Sì, grazie Presidente. Sono state dette molte cose oggi qui, sia nell'intervento del Sindaco, che considero un intervento diffuso, perché molte cose che magari avrebbe voluto dire nel suo intervento le ha dette in risposta alle interrogazioni. Ma io volevo attrarre l'attenzione soltanto su due cose. Uno, la vicenda di Banca Marche, no? Che è una vicenda molto, molto ordinaria e normale in quello che è il panorama del nostro paese, purtroppo. Oggi siamo a parlare di argomenti che improvvisamente si sono svuotati dalla ricerca delle cause prime, cioè chi doveva... Scusa, consigliere Punzo, per regolarità nei confronti di tutti, devi intervenire sulle comunicazioni del Sindaco. Le anticipo che io tratterò il tema brevemente Banca Marche sulle comunicazioni. Va allora bene, perché altrimenti sarebbero dopo tutti legittimati. Allora, una a entrare considerazione invece sulla... sulle comunicazioni del Sindaco devi intervenire. Va bene, allora questo è la... mi astengo da qualsiasi cosa, perché non ha detto tutti niente. Sarebbero legittimati, fuori chiederebbero tutto la parola. Non ha detto nulla in pratica. Allora, consigliera Garofoli.
Ok, grazie, buongiorno a tutti. Allora, che dire, sicuramente è apprezzabile, no, questo percorso iniziato dall'amministrazione che sta appunto procedendo nell'attenzione allo sviluppo economico delle imprese, appunto delle attività degli artigiani e commercianti del territorio, quindi benvenga questo rifinanziamento del fondo di garanzia del secondo grado. Anche la continuazione appunto della no tax zone, che abbiamo visto ha dato dei buoni frutti e che sicuramente appunto servirà per dare impulso alla crescita di questa attività nei borghi e nelle zone appunto competenti. Ritengo chiaramente che anche la riqualificazione, no, dei borghi attraverso anche, diciamo, quelle opere di ristrutturazione siano anche di incentivo appunto alle nostre attività produttive, perché permettono di far lavorare, oltre che di abbellire la nostra città, ma anche di dare lavoro a delle imprese. Quindi tutto quello che viene appunto che possa aiutare le nostre imprese, e quindi di conseguenza a creare anche occupazione, perché chiaramente se ci sono le condizioni per cui le imprese lavorano, imprese più o meno grandi, artigiani, commercianti, anche l'occupazione poi di conseguenza potrebbe averne dei vantaggi. E con piacere appunto poi ecco abbiamo appreso anche l'evento del Fab Space, e quindi anche questo appunto è una cosa sicuramente molto importante, perché rinnova appunto quell'attenzione che e quel come dire la facoltà di questi giovani di creare queste iniziative, no, innovative, e quindi questo è uno sguardo anche al futuro. E chiaramente concludo dicendo che anch'io, associandomi appunto ai complimenti con tutta la struttura, perché il patto di stabilità è sicuramente, il rispetto del patto di stabilità è sicuramente molto importante, quindi questo accogliamo con piacere questo. Grazie consigliera Garofoli, non ci sono altri interventi, quindi chiudiamo il punto relativo alle comunicazioni del sindaco. Trattiamo il punto successivo, le comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. Dunque, ricordo tutte le varie presenze e partecipazioni un po' differenziate che ho previsto per oggi. Alle ore 12.30 circa c'è la partecipazione della Center Gomma, un'azienda di Iesi, interverranno i due titolari dell'azienda. Subito dopo dovrebbe intervenire, ha chiesto ieri di poterlo fare, vedete in qualche modo un segnale in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la FIDAPA, che farà un breve intervento. In modo significativo è stato occupato quel posto, c'è una locandina proprio a marcare in qualche modo l'attenzione ulteriormente su questo argomento. Poi è previsto alle ore 15 il conferimento della cittadinanza benemerita alla memoria del dottor Bini, poi alle 16 è prevista l'audizione del nuovo presidente dell'ASP, dottor Mosconi, e alle ore 19 circa è prevista una breve cerimonia, la consegna di una somma raccolta in occasione dell'evento che c'è stato l'8 novembre a Iesi, in occasione della giornata delle Forze Armate, da parte dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia all'Associazione Iesina Ollus Amicizia a Domicilio. Volevo leggervi un ringraziamento che è pervenuto da parte dei familiari di Don Roberto Vigo. È diretto ovviamente al sindaco, al presidente del consiglio, a tutti gli amministratori, ai consiglieri, e dice: a nome di tutti i componenti delle quattro famiglie Vigo da noi fratelli rappresentate, ringraziamo sentitamente e con commozione per l'onorificenza conferita a Don Roberto, quale riconoscimento per il suo lunghissimo ministero sacerdotale, testimone fedele della parola del Vangelo, e per l'impegno civico messo a disposizione dell'amata città di Iesi con grande sensibilità e disponibilità con tutti, ma soprattutto con i giovani, a mezzo della musica, dello sport e della scuola.
Poi ho letto, e mi fa piacere averlo visto, una comunicazione che riguarda una ragazza che è stata, una giovane, che è stata ospite qui in consiglio comunale, Elisa D'Amadei, non so se la ricordate, era intervenuta insieme a Serena Bendia. Vi leggo brevemente quello che ho trovato, una sorta di comunicato dell'istituto scolastico già frequentato dalla studentessa. Il 27 novembre di quest'anno, in occasione del Salone Job e Orienta di Verona, durante il seminario nazionale La buona alternanza scuola-lavoro nella legge 107 del 2015, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dalla Confindustria, il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini procederà a premiare con una targa e con due biglietti aerei per Tampico in Messico Elisa D'Amadei e Francesco Furio D'Amico, studenti dell'Istituto di Istruzione Galileo Galilei di Iesi, nominati ambasciatori della buona scuola nel mondo. Gli studenti hanno presentato al concorso I Giovani e le Scienze 2015 un progetto denominato Oli Vegetali di Frittura, un modello sperimentale, vincendo la partecipazione all'Expo Science Mexico 2015, che si terrà proprio a Tampico nel prossimo dicembre, quindi fra pochissimo, dove rappresenteranno l'Italia in un workshop internazionale. Il risultato raggiunto dai due studenti rappresenta un esempio di eccellenza scolastica nazionale e pone l'accento sull'importanza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che permettono agli studenti di stimolare creatività e versatilità, sostenendone l'autoformazione continua e agevolando l'ingresso e la permanenza del sistema produttivo. E ovviamente alla cerimonia di consegna di questo premio sono stati presenti anche il dirigente scolastico del Galileo, l'ingegner Titarelli e due insegnanti. Credo che sia comunque un motivo di orgoglio per una studentessa, anzi chiedo scusa, per due studenti iesini avere questo riconoscimento, credo fosse importante dirvelo. Dunque, poi vi devo dire quello che ho anticipato in conferenza dei capigruppo, cioè dopo l'incontro che c'è stato, dopo la partecipazione che c'è stato dell'avvocato Alessandra Antonelli in consiglio comunale, che ha parlato della esperienza vicenda del dottor Antonino Di Matteo, sostituto procuratore presso il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Era venuto fuori anche in quell'occasione la possibilità di coinvolgere anche la città di Iesi in una qualche iniziativa che potesse essere di supporto alla figura, all'opera, all'azione di questo magistrato. È stata indicata anche la possibilità di un conferimento della cittadinanza, che in quel caso sarebbe cittadinanza onoraria. Ovviamente c'è un regolamento da rispettare e anche questo regolamento c'è a Iesi. Invito magari i consiglieri a intanto valutare questa possibilità e poi ne potremmo riparlare in una prossima occasione, perché credo che potrebbe essere un segnale molto importante. Insomma, sapete l'opera, l'attività e i rischi che sta affrontando questa persona, un po' nel silenzio che sembra essere sceso sulla sua opera. Poi devo dire che è assente il consigliere Vannoni. Ho fatto avere a tutti i consiglieri comunali quella che è una proposta che ho sottoposto già al sindaco e sottoporrò per una eventuale votazione, approvazione a tutti i consiglieri, la istituzione di una commissione di studio, commissione consiliare speciale di studio sulla Banca Marche e le vicende che in qualche modo l'hanno caratterizzato anche in passato. Questa delibera verrà messa in votazione credo sicuramente il 15 dicembre, quindi il prossimo consiglio comunale. Vi invito a fare avere in segreteria, nel caso appunto fosse istituita la commissione, i nomi dei eventuali
componenti. Salvo precisare il numero, perché adesso l'ho fatto un attimo mentre stavo parlando, i componenti, ce l'ho da qualche parte, eccoli qua, dovrebbero essere 3 del gruppo Yesiamo, 3 del Partito Democratico, salvo verifica, perché la mia è stata un'indicazione fatta adesso, 3 del gruppo Yesiamo, 3 del gruppo Partito Democratico, 2 del gruppo Patto per Iesi, 1 del gruppo Insieme Civico, 1 del Movimento 5 Stelle, 1 ovviamente del gruppo Italia dei Valori e 1 del gruppo Liste Civiche per l'Italia, perché i componenti dovrebbero essere 12. Quindi vi invito a far avere in segreteria eventualmente i nominativi. E l'ultima cosa che volevo dirvi sì, mi pare di aver detto tutto. L'ultima cosa che volevo dirvi, in realtà è una proposta, forse arrivo tardi, perché credo che per i tempi sia stato tutto fatto, ma potrebbe essere un'iniziativa che lancio, non so se qualcuno la accoglierà, la prenderà, eccetera. Si lega in qualche modo ai fatti di Parigi. So che a Iesi ovviamente il 6 gennaio in qualche modo c'è la giornata della pace, eccetera. Io non sono personalmente favorevole a quegli incontri, convegni in cui si parla e si ragiona e si riparla, qualche volta si straparla di pace. Bisognerebbe fare qualcosina in più, qualcosina di diverso. Allora mi era venuto in mente, guardando una fotografia, l'avevo vista prima sul Corriere della Sera, più piccola, poi un po' più sgranata, sempre sul Corriere della Sera. Vi volevo far vedere questa foto, secondo me è sintomatica. È stata scattata all'ingresso di quel locale Bataclan, no, credo pochi minuti prima dell'attacco dei terroristi. Ci sono giovani che ballano, bevono, sentono musica, no? Perché si vede proprio qualcuno che alza il bicchiere, qualcuno fa anche un gesto che non è che mi appartiene molto, in qualche modo voglio sdoganare che è questo, no? Quindi è lontano un po' da me e da mie convinzioni, da mie abitudini. Però io credo che questo potrebbe essere sintomatico se si vuole fare qualcosa di diverso. In quell'occasione, non so se è possibile, il 6 gennaio o in altro, io credo che l'elemento che possa unire di più giovani e anziani o meno giovani e differenze culturali, differenze di religioni, sia la musica, che è un veicolo straordinario. Io credo che in quell'occasione o in un'altra occasione ad hoc, magari facendo qualcosa di ancora più coinvolgente, che non sia quindi solo Iesi, se no sarebbe riduttivo, lanciare una sorta di messaggio per fare qualcosa insieme in nome della musica. E a volte la musica supera le parole, perché di parole ne vengono dette tanto, ma poi a mio avviso spesso lasciano il tempo che trova, forse anche la musica, ma la musica impegna culturalmente giovani e meno giovani, il messaggio credo che sia molto più profondo, questa è una convinzione e osservazione assolutamente personale. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio potete intervenire. Se non interviene nessuno, chiudo. Consigliere Olivi. Grazie Presidente. Per quello che riguarda la vicenda di Banca Marche e quello che tutti noi apprendiamo dalla stampa, io sono dell'avviso che la sua proposta sia una buona proposta, poi ne discuteremo, diceva Levi, il 15. Ma ritengo che questo Consiglio debba occuparsene, perché nelle scelte fatte comunque ci sono storie di singoli cittadini oppure singole attenzioni che vanno, secondo me, approfondite. Per carità, nel rispetto delle norme, delle leggi, delle scelte comunitarie, nazionali, ma che nei fatti stanno drammaticamente incidendo sul nostro quotidiano e sul quotidiano di questa comunità. Per cui ritengo opportuno che il Consiglio Comunale
faccia una riflessione su quello che è successo, sulle scelte fatte e al tempo stesso su possibili ambiti in cui lo stesso Consiglio può intervenire o può dar manforte. Diceva bene il Sindaco, io non sono un giudice, ho letto con attenzione le sue dichiarazioni sulla stampa e per molti aspetti mi trovano concorde con il pensiero del Sindaco, ma ritengo importante che un organo rappresentativo, quale il Consiglio Comunale, non possa fare la politica dello struzzo su un tema che ci tocca a tutti quotidianamente. Ecco, su questo la sua proposta, anche se spesso abbiamo visioni diverse, invece mi trova favorevolmente convinto. E lo dico perché in questo Consiglio, su temi importanti, il rispetto delle esperienze personali e politiche, no, debbono contraddistinguere il nostro ruolo di consiglieri. Lo dico rifacendomi anche alcuni passaggi che faceva il consigliere Genangeli sul partito che io rappresento. Ora, non mi scandalizza né mi offende il fatto che qualcuno abbia pensieri diversi sul partito su cui io milito. Ma in una sala come questa ricordo tutti che abbiamo dignità, perché qui ci stiamo per il fatto che qualcuno ci ha votato per essere qui. E Massimo, non me ne volere, ma ad esempio io non so cosa succederà nel 2017, ma quello che è successo nel 2012 è che alcuni cittadini, io dico alcuni virgolettandolo, la maggioranza relativa degli iesini hanno eletto noi consiglieri del PD su questo scranno, e quindi esigo in questa stanza il rispetto, in questa sala, il rispetto dei ruoli e delle funzioni e delle appartenenze. Vedete che io spesso ho opinioni diverse, faccio anche interventi ruvidi, ricevo interventi ruvidi, ma ci sta, è la responsabilità dell'essere consigliere e rappresentare. Il fatto che penso che non sia opportuno una situazione del dire qui succede tutto per colpa del PD, sarà anche colpa del PD, io non dico niente, ma se per colpa è perché qui sono eletto, la colpa è del fatto che ci sono regole democratiche, che per me questo è un bene di una civiltà, non della colpa. E allora, anche se questo potrà non piacervi e in futuro sarà magari diverso, io ritengo di no, ma è lecito che qualcuno pensi di sì, qui il rispetto ci deve essere, e ci deve essere perché altrimenti finisce quel confronto democratico che questa assise permette. No? Io non ho mai sospetti sulle posizioni anche diverse che ascolto qua, perché penso che siano fatti in maniera responsabile, in assoluta buona fede, da chiunque prende il microfono, specialmente in questa stanza. Sono, secondo me, non dignitose da un punto di vista politico e costituzionale, perché chi sta qua dentro ed è un partito è garantito anche dalla Costituzione. Ecco, su questi aspetti io mi faccio un proposito e spero di poterlo condividere con tutti, del rispetto politico delle forze che rappresentiamo. Sulla questione poi che ho ascoltato dell'espressione di giudizi politici, e mi riferisco al manifesto che il Sindaco citava, qui ci sono posizioni diverse, il PD chiede al Sindaco di chiedere scusa e registriamo che il Sindaco chiede al PD di fare altrettanto, questo ci sta nella diatriba del confronto politico. A me piace ricordare, fatto salvo errori che posso compiere, che comunque l'azione che non ho condiviso, ad esempio firma quella lettera, e qui chiamo anche a testimoniare il presidente Massaccesi, non aveva visto preclusione da parte ad esempio del gruppo PD dicendo facciamo degli approfondimenti, vediamo se è vero, così come facemmo in tempi non sospetti qualche mese fa, anche il PD vota, il PD parlo del gruppo Iesino, vota situazioni che potrebbero essere incomprensibili a chi è fermo a una disciplina, a una dottrina di partito, perché possiamo avere impressioni diverse, ma qui poi i fatti contano, e ricordo che su questi aspetti anche questo gruppo ha preso posizione.
Sui dati, io ho ascoltato con molto interesse l'intervento dell'assessore. Io sapete che mi sono approcciato in maniera molto laica perché non sono un esperto di questi temi, ma la mia lettura che faccio è questa, Sindaco. C'era un bilancio che lei giustamente parlava di zero disponibilità ed oggi no, 30 milioni vengono portati dal Presidente Ceriscioli mantenendo fede nelle possibilità di norme e di legge. Io leggo un gran risultato, o perlomeno un risultato che a me ha fatto pensare che la sanità entra nella disabilità, per fortuna, non era mai successo e ci entra per molti milioni, che ai comuni le somme restituite rispetto al 2014 sono quelle, in termini assoluti, chiudo, dopodiché vedo che ci sono alcune voci che sono state, tra virgolette, finanziate anche di più del bilancio 2014, penso alla disabilità, ed altre meno, penso agli asili nido che lei diceva. Ma nella sommatoria questo c'è, sono scelte diverse. Nel 2016 non so cosa succederà, però so una cosa, che in Consiglio regionale si è votato recentemente, siede una maggioranza perché ha preso più voti della minoranza, farà delle scelte che chi si trova in quel Consiglio, no, farà le sue opposizioni, farà le sue battaglie e quello sarà fino alla prossima consultazione. Consigliere Olivi, le ho lasciato uno spazio. Lei si è accorto che è ritornato sull'argomento comunicazione del sindaco. Non mi spingete a togliervi la parola, che è sempre molto antipatica. L'ho già tolta a un consigliere di maggioranza, potevo fare atteggiamento uguale. Ecco, non lo faccia più perché non va fatto. Quindi adesso consigliere Gianangeli. Sì, vado solo sulla questione della commissione, sono assolutamente d'accordo, non ho ancora visto la proposta, se c'è una proposta di delibera, no, non è la proposta di delibera, quella non è la proposta di delibera, ho mandato denominativi. La comunicazione. Sì, forse faccio anche autocritica, oltre che, cioè, forse arriva un po' tardiva, però meglio tardi che mai, Presidente, e sono quindi doppiamente d'accordo nel senso di farla. Rilancio anche la proposta del Consiglio aperto, Presidente, ne avevamo già parlato, se ci sono le condizioni anche regolamentari per farlo, io direi che sarei favorevole, insomma, a lavorarci su e costruirlo bene anche insieme, come abbiamo fatto quello dei rifiuti, insomma. Solo un passaggio su consigliere Olivi, del quale che chiaramente stimo per come lavora, questo è personale, stimo come lavora in aula, che è sempre preparato così. Naturalmente l'accusa non era ai cittadini che vanno votato, era e non vanno votato per smantellare la sanità, non vanno votato per togliere il fondo sociale, non vanno votato per fare quello che il partito ha fatto, il vostro partito ha fatto su banca, vanno votato per fare il contrario. Ecco perché chi l'ha fatto il DL 183 l'ha fatto il governo Renzi, non ha fatto. Quindi purtroppo non è né alle persone che stanno dentro il partito qui. Però, a fare i consiglieri. Consigliere Gianangeli, sì, anche a lei la stessa raccomandazione. Va bene. Saranno state poco interessanti, ma sulle comunicazioni del Presidente. Va bene, allora mi fermo qua dicendo che dovete chiedere talmente tante volte scusa che conviene chiederlo una volta per tutte. Perché ha fatto che siete PD e basta. Consigliere Punzo. Premetto subito che non ho un intervento da fare. Non, purtroppo sono poco pratico, non so come si fa una mozione d'ordine. Cioè, io credo che quando si amministra un'assemblea in un certo modo, poi bisogna farlo sempre. Capito? Bisogna farlo con estrema puntualità e allo stesso modo, tutte le volte. Quindi non è un fatto personale. Però ecco, non so come si fa, mi informerò. Lei la può fare, basta che legge il regolamento. Allora, il consigliere Catani. Grazie Presidente, no, solo per in relazione alla sua proposta che verrà discussa al prossimo consiglio della Commissione, ritengo che sia quanto mai opportuna, visto che comunque questa vicenda Banca Marche sicuramente ha un grossissimo impatto sulla città, sulla provincia, sulla regione Marche sostanzialmente, che dei 44.000 azionisti che perdono sostanzialmente tutto,
voglio dire, la quasi totalità nella regione Marche, e una buonissima parte nella provincia di Ancona, e una ancora più buona parte nella nostra città. Quindi è opportuno una commissione che in qualche modo rappresenti una sensibilità da parte del Consiglio Comunale, che rappresenta la nostra realtà. Ed è vero che questa commissione, che pure avrà dei tempi lunghi e non so cosa e quanto possa incidere, evidentemente però sottolinei quello che è successo, le eventuali responsabilità, tra virgolette, politiche, amministrative, non di altro tipo evidentemente, che già sono sottoposte al vaglio delle autorità giudiziarie sostanzialmente. È noto che c'è già un'azione legale nei confronti degli amministratori, ex amministratori, proposta da Banca Marche nell'amministrazione straordinaria. Altre azioni sono in arrivo dal punto di vista penale, non appena la Procura della Repubblica si deciderà a concretizzare gli avvisi di garanzia e quant'altro. Quindi le azioni di individuazione e responsabilità giudiziarie saranno fatte nelle dovute sedi, e quindi è opportuno comunque che l'amministrazione, quindi il consesso sociale cittadino, si esprima in qualche modo, e che in qualche modo si possa anche dire la nostra su eventuali possibilità di emendamenti al decreto legislativo 183, che evidentemente in sede di conversione, abbiamo 60 giorni, potrebbe essere ipoteticamente in qualche modo avere qualche piccolo grande ritocco. Il ritocco andrebbe comunque finalizzato a vedere riconosciuto agli azionisti, che come diceva Gianangeli, su questo mi trovo d'accordo, non quasi mai sono di speculatori, grandi speculatori che magari si rivolgono a finanziamenti o azioni, società quotate in borsa, in questo caso non è neanche quotata in borsa, è evidente che quindi la maggioranza sono piccoli risparmiatori che spesso e volentieri, per motivi di opportunità, hanno magari acquisito 5, 10, 20 mila azioni. Quindi da questo punto di vista è sicuramente un segnale importante per la città, e noi, almeno per quanto mi riguarda, è assolutamente condivisibile, come è condivisibile un appoggio alle azioni che le associazioni di consumatori stanno per iniziare nei confronti dei responsabili. Quindi da questo punto di vista penso sia stato quanto mai opportuno la sua proposta. Grazie consigliere Catani. La consigliera Lenti. Sì, grazie Presidente. Intanto grazie anche per queste comunicazioni che ci danno sempre la possibilità di avere dei ritorni positivi su quella che è la vita della nostra città, no? Anche attraverso queste presenze di cui magari non abbiamo conoscenza, come quella degli studenti che fanno onore alla nostra città, piuttosto che le riconoscenze benemerite che poi vengono sempre accolte con molto favore e riconosciute non solo dagli interessati ma anche da chi ha avuto modo, no, di condividere con loro esperienze significative. Sulla vicenda Banca Marche, sulla costituzione della commissione, non mi addentro, sarà fatto nell'opportuna sede con chi poi ne farà parte. Mi sembra di aver capito comunque che è una proposta che viene accolta favorevolmente da tutti i gruppi consiliari. Mi permetto soltanto di accogliere il messaggio di fiducia che ci ha fatto trasparire prima il sindaco in merito. Mi auguro che questa commissione, nel cercare di individuare le responsabilità forti che hanno portato comunque, no, a determinare questa situazione in capo a Banca Marche, serva più per generare fiducia che non per fomentare la rabbia di chi oggi comunque si vede depauperato di un diritto. E questo lo dico perché sicuramente di fronte a una ferita che ha colpito non soltanto risparmiatori istituzionali, che di fatto ci sono e sono la maggior parte, ma anche risparmiatori ordinari, ci piacerebbe che ci sia una consapevolezza che ci ha sottolineato il sindaco, che oggi più che mai occorre fiducia, fiducia non soltanto nei confronti di questo istituto, fiducia nei confronti di un sistema che è quello che poi di fatto sostiene anche l'economia, perché non dobbiamo nasconderci che l'imprenditoria nel nostro paese lavora grazie soprattutto anche al sistema bancario. Quindi ecco, auspico che i lavori che verranno svolti anche dalla commissione, oltre che dagli organismi comunque deputati poi a portare avanti azioni di qualunque tipo nei confronti di chi oggi sopporta le conseguenze di questa
questa situazione siano orientati a un atteggiamento di fiducia. Noi, parlo qui da dipendente e non in contrasto o in conflitto, ma dico che ci siamo, siamo sul pezzo, presenti come sempre con la nostra disponibilità, con la nostra professionalità e soprattutto con il nostro ottimismo, guardando sempre avanti al futuro, perché siamo consapevoli di quello che la banca ha fatto, di quello che la banca ha continuato a fare anche in questi due anni e di quello che la banca ha intenzione di fare anche per il futuro, perché conosciamo ad uno i nostri risparmiatori, i nostri clienti, e quindi continueremo comunque ad infondere fiducia, perché questo è l'elemento fondamentale che ci ha sempre caratterizzato e che vogliamo continui a caratterizzarci anche per il futuro. Grazie consigliera Lenti, non ci sono anche altri interventi, altre prenotazioni, quindi chiudiamo la fase delle comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale. Adesso inizia lo spazio dedicato alle mozioni e ordini del giorno. La prima mozione iscritta è quella al punto 8 all'ordine del giorno, è quella presentata dal consigliere Massimo Gianangeli del Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto Società Multiservizi S.p.A. e Costituzione Società Edma S.p.A. richiesta riesame istruttorio e atti conseguenti. Prego al proponente, consigliere Gianangeli, la facoltà. Allora, questa mozione si collega a un processo in corso molto importante che sta riguardando la nostra, perché noi siamo soci assieme ad altri 43 comuni, Multiservizi S.p.A., una società che gestisce diversi servizi importanti, servizi pubblici importanti, gestisce attualmente il servizio idrico integrato, gestisce tramite una nuova azienda la distribuzione del gas, gestisce o gestiva, perché poi dopo c'è stato il passaggio di cui passiamo oggi, tramite un ramo azienda, una partecipata, non so bene come è il termine tecnico esatto, Prometeo, penso che sia una partecipata, e più altri servizi, eccetera. Quello che, di cui stiamo parlando oggi nasce dal 2013, quando ci trovammo qui a fine 2013, qualcuno di voi, cioè sicuramente ve lo ricorderete, quando ci venne detto che la Multiservizi stava avviando un processo per costituire una nuova grande società assieme a un partner che era stato individuato nella Estra S.p.A. di Prato, con la quale appunto costituire una new co per poter partecipare alla gara per la distribuzione del gas, del servizio del gas, che si effettuerà obbligatoriamente nel 2016 per legge. Tutta la gestione del gas praticamente andrà a gara d'appalto che riguarda la provincia di Ancona, praticamente l'ambito, si chiama l'ambito territoriale, andrà a gara, e per poter partecipare e poter soprattutto ambire a vincere questa gara, Multiservizi ha intrapreso un processo di creazione di una nuova società, la Edma S.p.A. Noi a quel tempo criticammo le modalità con cui questo processo veniva avviato, perché praticamente arrivò qui la proposta di delibera del Consiglio Comunale da parte, se mi ricordo bene, proprio della Multiservizi, arrivò a fine anno, a poche settimane dalla scadenza dei termini per poter andare avanti. E io personalmente andai più volte dall'allora segretario generale a cercare di capire, soprattutto a portare diverse criticità sulle modalità con cui questa cosa veniva portata avanti. La delibera del Consiglio Comunale era un atto propedeutico imprescindibile per poter avviare tutto il processo. Devo dire che anche il sindaco su questo colse subito, insomma, lei ci andò più di me naturalmente, da sindaco, dal segretario generale di allora, perché colse subito alcuni elementi di criticità. Cioè, quella delibera era stata proposta come un mero atto di indirizzo, senza sostanzialmente alcuna diretta implicazione economica, quando invece probabilmente non era così, perché comportavano tutta una serie di passaggi anche nelle partecipate
che avrebbero indubbiamente portato a risvolti anche economici. E così la delibera che fu approvata a Iesi non fu quella proposta dalla Multiservizi, fu molto diversa, fu veramente una delibera di indirizzo in cui prima di andare avanti il Comune di Iesi chiedeva, avrebbe chiesto in sede Multiservizi una serie di chiarimenti, piano industriale, prospettive economiche, eccetera, la faccio corta, insomma erano diversi punti che noi mettemmo nella delibera. Coerentemente questi chiarimenti in effetti non arrivarono, nel 27 di dicembre del 2013 ci fu l'assemblea dei soci e quindi il nostro sindaco si astenne nella decisione. Le cose andarono molto diversamente in altri comuni, a partire dal comune d'Ancona, ma insomma la gran parte dei comuni approvò quella delibera come un mero atto di indirizzo. Arriviamo quindi ai giorni d'oggi, noi rilevammo questo, dove avevamo i consiglieri 5 Stelle, rilevammo, parlo Ancona, parlo anche alcuni amici in altri comuni, rilevammo questo dubbio. Arriviamo ai giorni d'oggi, il 15 mi sembra, no, i primi di agosto di quest'anno viene emesso un verbale dei revisori dei conti del Comune d'Ancona che sono andati a rivedere un po' tutta la storia, tutta quella delibera, e sostanzialmente confermano in questo verbale che quella delibera non era un mero atto di indirizzo, anzi ha comportato dei grandi risvolti sia di natura economica ma sia anche di natura proprio gestionale, tant'è vero che quel parere nasce perché il comune, alcuni consiglieri avevano chiesto bilancio, avevano chiesto alcuni dati della nuova società che nel frattempo si è costituita e hanno avuto un rigetto da parte della nuova società, quindi si è allontanato assolutamente il controllo da parte del comune e dei consiglieri nella nuova società. E quindi questo parere dei revisori dei conti di Ancona solleva ipotesi di irregolarità, queste sono parole testuali. Siccome però le delibere del Consiglio Comunale erano imprescindibili e presupposte a tutto il processo, se quello che è avvenuto a Ancona e se quello che dicono i revisori del Comune di Ancona è vero e se quello è avvenuto in tutti i comuni dove si è votata di fatto una delibera, credo fotocopia di quella proposta ad Ancona, il rischio che si configura è quello che tutti gli atti che si sono poi sono stati poi emanati per arrivare alla nuova società possano essere in qualche modo viziati all'origine da una irregolarità nelle delibere del Consiglio Comunale. Mi scuso se mi sono dilungato, ho cercato di essere il più sintetico possibile perché ho tirato via un sacco di risvolti di questa storia, questo è l'osso, questa è la cosa essenziale che andava detta. Quindi che cosa chiediamo in questa mozione? Una cosa molto semplice, che il Comune, anzi il Sindaco, in qualità di membro dell'Assemblea dei Soci, sollevi in buona sostanza la questione e il dubbio che avevo appena esposto in sede di Assemblea dei Soci, affinché venga fatto un riesame, venga fatta una verifica di piena correttezza, se ci sono stati errori che vengano presi anche provvedimenti in autotutela che la legge prevede possano essere presi, e chiaramente se qualcuno ha delle responsabilità che vengano insomma perseguite ed evidenziate. Questo è in buona sostanza quello che chiede la mozione. Grazie consigliere Gianangeli. Dunque io preciso, ho parlato prima con il consigliere Gianangeli per cercare di arrivare a una modifica del testo della mozione. Non so se il consigliere Gianangeli ha più proposto o modificato alcunché. C'è un... no. Puoi intervenire intanto? Allora, rispondo molto velocemente. Intanto ribadisco che credo che il percorso del nostro comune, come credo sempre, durante questa amministrazione sia stato quello di condividere i passaggi, di cercare di essere il più corretti possibili dal punto di vista del rispetto delle procedure amministrative e in particolare dei poteri, nel rispetto dei poteri delle varie figure che vengono
chiamate ad assumersi responsabilità. Dunque, noi abbiamo fatto un percorso corretto, lo abbiamo fatto all'interno di questo Consiglio, c'è stato un mandato chiaro al sottoscritto che ovviamente non potevo non rispettare in Assemblea del 27. Mi sono astenuto specificando le motivazioni per cui non ritenevo opportuno che si votasse. Tra l'altro debbo in particolare ringraziare di questo il dottor Della Bella che in quell'occasione mi suggerì un po' tutto quello che doveva essere il percorso. Quanto alle richieste che lei fa, io sono assolutamente concorde nel poter evidenziare nella prossima assemblea di multiservizi, magari anticipando da subito l'invio del nostro deliberato, la richiesta di una verifica dei passaggi dal punto di vista della correttezza amministrativa. Però qui mi fermo perché nei tre punti, nei quattro punti che vengono e quattro richieste, io credo che possa dar seguito e mi posso impegnare a dar seguito alla prima. Sulle altre questioni di prendere e fare interventi sull'individuazione responsabile e altro credo che non mi competa e pertanto questo impegno non posso ovviamente prendermelo. Dunque se Genangeli si accontenta del primo punto del fatto che venga portato in assemblea di multiservizi la questione venga sollevata, io non ho nessun tipo di problema. Per il resto credo che sia impossibile e non mi competano altri tipi di attività. Grazie signor Sindaco. Sì, consigliere Gianangeli, per replica. Non ho problemi a emendare la mozione, credo che alcuni pezzi dei secondo e terzo. Allora, sì, signor Sindaco, il primo punto ci siamo. L'ultimo punto, se lo possiamo vedere insieme un attimo, credo anche che possa rientrare nelle sue competenze. Le dico perché l'ho inserito. Va bene. Chiedo scusa, io l'ultimo punto lo condivido, tant'è che in sede di assemblea di multiservizi recentemente, quando si è parlato di multi-utility e della possibilità di inglobare anche il servizio della raccolta dei rifiuti, ho detto che assolutamente poi servirebbe un controllo analogo molto più spinto e una verifica molto più attenta da parte dei soci, nel caso specifico degli enti che controllano la società. Dunque io nell'ultimo punto chiedo scusa, lo condivido, sì. Cioè, possiamo assolutamente chiedere di avere un controllo maggiore sugli atti della multiservizi, credo che sia dovuto, specialmente se si allargerà ulteriormente le proprie competenze. Allora, Gianangeli per replica. Sì, allora va bene. Va bene, per me va bene, togliamo il 2 e il 3 dell'impegno, mi autoemendo perché comunque il 2 e 3 dell'impegno erano una conseguenza del primo agli esiti delle verifiche. Mi interessa che venga intrapresa la verifica istruttoria, il riesame istruttorio. Quindi questo signor Sindaco, è l'unica cosa che le chiedo, ma questo non lo mettiamo per scritto perché credo non ci sia bisogno. Siccome è molto delicata, cioè Edma ha un fatturato consolidato di 270 milioni, cioè stiamo parlando di una società molto importante, per cui la questione è estremamente delicata. Quello che le chiedo, non lo metto per scritto perché ripeto, non credo che serva, è che ci sia una stretta risposta, nel senso una stretta, come dire, di tenerci aggiornati bene su questa cosa qui, non so come vorrà farlo, ci sono le comunicazioni del sindaco, ci sono le commissioni se servono, questo ci terrei molto che questo rientri nello spirito generale della mozione, senza che ci sia bisogno di metterlo per scritto. E a fronte di questo non ho nessun problema quindi a togliere il 2 e il 3 e quindi lasciamo l'impegno. Il primo allora, impegno e il quarto impegno. Allora, l'autoemendamento non scritto in questo caso del consigliere Gianangeli prevede la soppressione del secondo e terzo
impegno, quello che inizia rispettivamente con ad individuare agli esiti delle verifiche, eccetera, fino alla parola incarichi ricoperti, e a procedere all'esito delle sopracitate verifiche fino a in violazione delle norme vigenti, giusto? Quindi questo sì. È, quindi la mozione impegnerebbe il sindaco a richiedere in sede di assemblea dei soci di multiservizi una verifica della correttezza fino alle parole in essere sino all'esito delle verifiche suddette, e a mettere in campo ogni azione affinché vengano inserite nei regolamenti e negli statuti fino alle parole ivi incluso il collegio dei revisori. Sì. Questo è l'autoemendamento del consigliere Gianangeli. Allora, facciamo così. Facciamo anche scritto meglio. Poi a scanso di problemi, Gianangeli, se poi me lo scrive giusto per completezza, me agli atti, mi fa una cortesia. Allora, discussione, non c'è discussione, non ci sono interventi, quindi chiusa la fase della discussione, apriamo quelle delle dichiarazioni di voto, se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione la pratica iscritta al punto 8 all'ordine del giorno e la mozione presentata dal consigliere Massimo Gianangeli del Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto società Multiservizi S.p.A. e costituzione società Edma S.p.A., richiesta di esami istruttorio e atti conseguenti. Questo nel testo come autoemendato dal consigliere Gianangeli nel modo che avete visto, in qualche modo per sintetizzare l'impegno già articolato in 4 punti viene ora mantenuto nel primo e nel quarto punto, cassati il secondo e il terzo. Votazione aperta, prego votare. Sei Santinelli, cioè si è sentito utile in questo momento, dice non fa niente. Comunico l'esito alla votazione, i consiglieri presenti sono 16, voti favorevoli sono 14, nessun contrario, 2 gli astenuti, consiglieri Olivi e Bornigia. Il consiglio comunale approva. Allora, vediamo, non sono ancora arrivati, abbiamo tempo per la mozione successiva, il punto 9 all'ordine del giorno, è la mozione presentata dai consiglieri Massimo Gianangeli, Morresi Katia del Movimento 5 Stelle, avente a oggetto istituzione di stalli di sosta denominati parcheggi rosa, riservate alle donne in stato di gravidanza o genitori con prole neonatale al seguito. Consigliere Gianangeli, prego. Allora, questa mozione chiaramente ha tutto un altro carattere rispetto a quelle precedenti, mentre prima parliamo di un portafoglio importantissimo di soldi, insomma una questione enorme, no? Che va verificata. Qui andiamo proprio sul quotidiano, proprio su una cosa semplice, che però secondo me, insomma, io ho una bimba piccola e mi ricordo quello che vuol dire andare in giro con bambini appena nati, carrozzine, passeggini, siamo passati un po' tutti, e quindi lo spirito è molto semplice questa mozione, cercare di fare una piccola cosa per rendere la quotidianità dei cittadini, nello specifico delle mamme in stato di gravidanza e dei genitori, neogenitori con prole neonatale, quindi con bimbi piccoli o piccolissimi, di permettere di dare un piccolo servizio, cioè quello di avere l'accesso a dei posti di parcheggio riservati che vanno individuati chiaramente dagli uffici, non è che diamo indicazioni di dove metterli e come metterli. Magari lo dico qua, potrebbero essere vicino, non so, all'anagrafe, vicino al comune, vicino al mercato, vicino ai posti dove magari ci può essere interesse andare,
che ci siano questi parcheggi rosa. L'idea, devo dire, non è la mia, l'ho copiata e me ne vanto averla copiata, perché insomma l'ho copiata dagli amici del Movimento 5 Stelle di Fano. Credo che però sia stata fatta anche in altre città. Non so chi l'ha inventata per primo, però chiunque l'ha inventata per primo gli dico bravo, perché è una buona idea e penso che sia un'idea a basso a impatto economico praticamente nullo, che però dà un segno di civiltà e una piccola cosa in favore dei cittadini, per cui invito insomma a trovare un modo di realizzare questa cosa. Poi come farlo lo faranno gli uffici nel rispetto della legge. Quello che va fatto in buona sostanza è un lasciare degli spazi riservati di parcheggio tramite dei contrassegni, tramite delle strisce rosa, tramite quello che decideremo di fare, per le mamme in stato di gravidanza e per i genitori con prole neonatale. Alcuni spazi, quello che si può fare, facciamolo. Tutto qua. Grazie consigliere Gianangi. Consigliere Bornigia. C'è un il 28 è Bornigia, sì. Errore. Assessore Bucci. Io ritengo molto interessante la proposta e condivisibile. E ho apprezzato come è stata scritta, rileggendo alcuni tratti, vedo che onestamente si dichiara che non sono previsti dal vigente codice della strada. E pertanto abbiamo incominciato a scartabellare il codice. Ovviamente sarebbe un segno di civiltà e di premura verso le categorie più deboli, un po' quello che abbiamo fatto con l'approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e vi anticipo che proprio ieri e l'altro ieri abbiamo partecipato anche a un bando di carattere nazionale per quanto riguarda l'installazione di semafori intelligenti. Però purtroppo bisogna fare i conti sempre con regolamenti, leggi e quant'altro. E premesso che qui viene dichiarato come previsto dal codice della strada, mi è stato segnalato in particolare, e questo ovviamente non è in funzione di polemica, ma al fine di arrivare a una decisione che rispetti le norme ovviamente, che all'articolo 38,14 del codice della strada ovviamente, si cita testualmente: nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che ne facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza, nel termine di 15 giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Il consigliere Genangeli ha detto che anche il Comune di Fano l'ha fatto. Noi abbiamo trovato anche altri precedenti e ci siamo letti le delibere. Onestamente però questo dubbio permane. Allora io chiederei, la finalità è nobile e viene condivisa, però chiederei la cortesia di rinviare l'espressione del parere di oggi per dare tempo agli uffici, e cito ufficio viabilità e ufficio vigili urbani, che poi saranno quelli che dovranno attuare la cosa, di approfondire ulteriormente, perché se troviamo la quadratura, il fine è nobile e condiviso, vorremmo farlo coincidere anche con una soluzione amministrativa congrua. Quindi chiedo di riparlarne il prossimo Consiglio Comunale, fermo restando che c'è l'impegno che ho espresso, diciamo. Grazie Assessore Bucci, volevo fare un intervento a titolo personale, avevo anticipato a Gianangeli in conferenza dei capigruppo, io ho trovato alcune cose, in effetti ci sono delle difficoltà, addirittura
la città di Terni non l'ha previsto, ha sostenuto che non essendo previsto dal codice della strada può configurare danno erariale addirittura alla realizzazione della segnaletica non conforme. Non so se è esattamente così, potremmo approfondirlo. Oppure c'è il comune di Rimini che ha istituito dei contrassegni senza fare, ovviamente per le auto, senza delimitare gli spazi. E io avevo suggerito questo, magari in una prossima occasione, un prossimo consiglio, magari far vedere, diciamo il termine non è brutto, approfittando, comunque sentendo anche il segretario, la dottoressa Orlando, sentendo anche il comandante dei vigili, della polizia locale, ecco, vedere che soluzione può essere trovata per venire incontro a quella che è una cosa giusta, quindi non è per una contrarietà, è una richiesta di rinviarlo perché credo ci siano i presupposti per arrivare a una soluzione tecnicamente giusta. Quindi ecco, l'invito è questo, poi consigliere Gianangeli se è d'accordo o meno, non lo so. Allora no, io c'era... No, perché finisce adesso. Ah, ok. Adesso. Vabbè, intanto lo fai accomodare Gabriele, no? Chiedo scusa, ecco. Sì, no, se c'è una volontà politica, insomma, io prendo atto, non ho nessun problema, cioè, mi fido, nel senso che è stata talmente esplicita la dichiarazione dell'assessore, per cui non c'è assolutamente problemi. No, dirò di più, insomma, assessore, io vorrei costruire la mozione, cioè in maniera che sia ineccepibile, no? Lei mi dice che come è stato fatto a Fano gli permane i dubbi, e questa cosa un po' mi preoccupa, comunque... No, nel senso no, non voglio dire, cioè non voglio dire. Precedenti di Arezzo e di un nome impronunciabile che non è, in cui secondo me e in base anche a quattro righe informali ma dell'ufficio vigili urbani, cioè, stiamo attenti a costruirla bene, tutto qui. Quindi solo una richiesta di rinviarla per poterla approfondire tecnicamente, perché se no, ecco, come le dicevo, approviamo una mozione e poi magari non può essere eseguita. Prego. Sì, su questa cosa qui, cioè, insomma, vedremo, cioè io non ho nessun problema, se c'è la volontà di farla, sono il primo io a volerla scrivere bene in maniera inattaccabile. Cercherò anch'io qualche documento dove ci abbiamo i consiglieri, insomma, di farceli dare per vedere dove ci abbiamo i consiglieri, che la cosa è stata fatta, vediamo di confrontare una soluzione e facciamo la mozione fatta bene, insomma. Quindi se lo spirito è questo, le richieste di rinvio, non ho nessun problema a accoglierla e quindi a posticipare l'atto al prossimo consiglio comunale. Grazie, viene rinviata, c'è l'intervento del consigliere, la prenotazione del consigliere Torri, comunque se... Prego. No, io volevo soltanto aggiungere una cosa, pur magari condividendo questa iniziativa, francamente penso che sia più opportuno aumentare i parcheggi per i disabili veri e propri, ovvero quelli che hanno difficoltà nel deambulare e quant'altro, e far rispettare questi, cioè multare magari chi ancora abusa e utilizza questi impropriamente questi tipi di parcheggi. Io avevo chiesto con una mozione all'inizio del mandato di fare un accertamento su tutti i vari tagliandini che ci sono in circolazione. Noto con stupore e con anche una forte indignazione che si arriva a parcheggiare sul parcheggio dei disabili anche all'interno del Mercantini, cioè una cosa allucinante. Quindi prima di passare, che potrebbe essere interessante questo di estendere e di prevedere dei parcheggi, no, a favore delle donne in gravidanza, magari mi accerterei e vorrei che fosse... No, assolutamente, però prima magari cerchiamo, no, di tutelare coloro che effettivamente hanno una patologia, un qualcosa di patologico, non lo so, io era soltanto questo volevo aggiungere. Una precisazione però, ecco, la mozione è rinviata. Sì, però, ma solo per aiutare i lavori successivi, visto che sono
è stato reintrodotto anche il problema dei parcheggi per gli handicappati, volevo sottolineare che in questa nota, scritta molto velocemente, però si sottolineano due cose. Che i posteggi rosa, o come li chiama Arezzo, parcheggi di cortesia, non sarebbero sanzionabili, uno, mentre quelli per gli handicappati sono sanzionabili, addirittura tolgono i due punti per la patente, ma continuano ancora a posteggiare, quindi è sempre il discorso di civiltà e di senso civico. Stavo per dire quello, un discorso di inciviltà, però vabbè. Allora, la mozione iscritta al punto 9 all'ordine del giorno è rinviata. Vedremo se al prossimo consiglio comunque di esaminarla magari in una commissione o comunque anche in un incontro, e questo insomma è un impegno preso. Quindi abbiamo finito le mozioni, ordini del giorno, quindi direi di passare al primo degli appuntamenti che era previsto per oggi, era previsto alle ore 12.30, siamo quasi in orario. È prevista la partecipazione della Center Gomma SRL, un'azienda specializzata in termoformatura plastica, è rappresentata dal signor Gabriele Baglioni, che invito a accomodarsi, buongiorno, vicino all'assessore Coltorti. È stato poi l'assessore Coltorti che mi ha in qualche modo indicato l'azienda come un esempio insomma della produttività, diciamo, marchigiana, ma in qualche modo jesina, perché nel territorio, però con grandi prospettive anche ovviamente non solo nel campo marchigiano, nazionale, europeo, credo, e non so, e forse anche di più. Ce lo dirà lei. Signor Baglioni, prego. Aspetta, se si prenota. Allora, buongiorno a tutti. Per me è la prima volta fare una cosa del genere, comunque grazie alla bontà dell'assessore Coltorti. Niente, la nostra azienda nasce nell'84 da un'iniziativa di nostro padre. Non c'è mio fratello, oggi siamo due titolari in questo momento, non c'è mio fratello per problemi di salute. Nasce nell'84, viene da un'iniziativa precedente di mio padre, che c'è un'attività individuale, poi ci siamo introdotti io e mio fratello, ma piano piano, e dall'84 abbiamo cominciato a fare questo tipo di lavoro, che è un lavoro di riciclo di materiale di scarto, comprando prodotti di aziende che fanno pneumatici, e questo materiale scarto noi poi lo ricicliamo, lo selezioniamo e lo rivendiamo come materia prima per diversi settori come pneumatici, nastri, tubi e tante altre cose. E diciamo che la nostra attività è un'attività molto piccola, noi teniamo sempre, ci teniamo a dire di tenere un profilo molto molto basso sempre, perché siamo cresciuti sempre a mano, piano piano. Siamo partiti con due persone che provenivano dall'attività precedente di mio padre, poi piano piano fino ad arrivare a oggi circa 50 persone, però la crescita in 30 anni è stata molto molto bilanciata, diciamo. Un'attività nata proprio su misura per il tipo di lavoro che facciamo, e tant'è vero che non ci sono sia in Italia sia all'estero, diciamo, attività simili, perché è un'attività proprio fatta in maniera molto molto artigianale, molto cresciuta in maniera proprio del tutto particolare. Però diciamo che abbiamo i nostri successi, nel senso che la nostra, la,
la nostra volontà, la nostra anche creatività e la voglia di andare avanti ci ha fatto sviluppare sempre di più, diciamo, e con molta, non mi viene le parole, ma diciamo, con molta volontà e determinazione, diciamo. Che dire, è un esempio di azienda, se vogliamo dire, ecologica, perché trattando scarti di produzione di pneumatici, possiamo dire che riciclandoli, poi rivendendo la materia, una materia che con tanto di caratteristiche, con tanto di schede, di certificati di qualità, partendo dagli scarti, è una, la chiamiamo, ne siamo orgogliosi di essere un'azienda ecologica, una ditta ecologica. Per quello che riguarda la realtà nel contesto sociale jesino, allora che dire, per quello che riguarda i dipendenti, diciamo, la forza lavoro, possiamo dire che una forza lavoro molto, molto eterogenea, rappresentiamo penso 10 nazionalità diverse, non lo so, e l'integrazione è molto buona. Una cosa molto importante che noi teniamo, ci teniamo particolarmente al discorso della squadra, della compattezza, dell'armonia all'interno dell'azienda, quindi è una cosa proprio, insomma, una cosa normale che deve essere in tutte le aziende. E per quello che riguarda la crescita è stata maggiormente questi ultimi anni, con molta difficoltà, perché noi abbiamo sempre cercato di fare una crescita molto molto moderata in 30 anni, anche se in questi ultimi 2-3 anni abbiamo intensificato molto il numero delle persone, passando da 30 nel 2012 a quasi 50 nel 2013, anzi quasi 50 nel giro di un paio d'anni, con dei progetti nuovi che abbiamo curato. E ecco, una delle nostre, diciamo, caratteristiche che noi ci teniamo maggiormente è il fatto proprio di cercare di vedere sempre un po' oltre il gradino, oltre, no? La punta del naso, ma abbastanza oltre, cioè cerchiamo sempre di fare i progetti a lungo termine. Siamo in questo momento, e questo è stata la causa di questo aumento di personale nel giro di un anno specialmente, ormai abbiamo sviluppato un progetto con la Cina di esportazione di materiale per il settore dei carrelli elevatori, insomma. E stiamo facendo un progetto con molta difficoltà, perché il mercato cinese è un mercato molto molto particolare, molto difficile, entrarci come rimanerci è molto molto difficile, però questo ci ha portato a uno sviluppo notevole dell'azienda, insomma. Anche se contemporaneamente a questo sviluppo ci abbiamo sempre in mano tante altre idee da poter poi prima o poi tirar fuori. Adesso cerchiamo sempre di concentrarci una cosa alla volta, in maniera di fare, diciamo, la cosa abbastanza adeguata e far bene, insomma. Però contemporaneamente ci abbiamo tanti altri progetti da curare, perché l'azienda, il concetto dell'azienda è sempre quello di progredire, comunque sia, di vedere, di avere diverse visioni, no, abbastanza a 360 gradi, perché questo è la linfa e poi il proseguo dell'attività stessa. Poi, per quello che riguarda un nostro concetto, proprio una filosofia proprio dell'azienda, è proprio quella lì. Adesso noi è capitato tantissimo,
quest'ultimi anni di fare tantissimi colloqui lavoro, chiaramente per l'ingresso di nuove, l'assunzione di nuove persone. E quello che noi diciamo è di valorizzare proprio un'azienda, un'azienda imprenditoriale ha una sua valenza sociale nell'ambito della società, diciamo. È come per noi ha la stessa valenza, per dire, una scuola o di una famiglia, cioè è un concetto, è una realtà sociale dove convivono molte persone, o X persone, diciamo, e per uno scopo, chiaramente, uno scopo di lucro, uno scopo comunque sia, che deve dare una prospettiva di vita a tante persone e quindi c'ha una valenza importante all'interno della società. E quindi noi ci teniamo molto a livello proprio su questo concetto, il fatto proprio di tirar su come se fosse una creatura che poi viene portata avanti da, non solo dai titolari, ma un po' da tutti, insomma. E questa è una cosa molto importante a cui teniamo tantissimo noi titolari, che saremo io, mio fratello e precedentemente mio padre. Altro non so che dire, nel senso che noi cioè, come ultimamente c'è stato uno dei tanti rappresentanti, no? Che, a cui spiegava un po' l'azienda, che non c'è, detto, è come se fosse, mi diceva, questo me l'ha raccontato come se fosse tuo figlio, no? Per dire. Però in realtà è questa, la missione dell'imprenditore, adesso non voglio usare parole grandi così, è proprio creare, c'è una cosa che c'è sulle mani e ti deve crescere, proprio come un figlio. E quindi cerchiamo, sempre con il nostro profilo basso, e ci tengo molto a questo, cerchiamo di crescere questa cosa piano piano, e insomma, sperando con determinazione, sicuro, speriamo con successo, con dei risultati positivi. Tutto qua. Grazie, signor Baglioni. Adesso potete intervenire, c'è il sindaco. Ma alcune considerazioni veloci. Intanto volevo dire pubblicamente che la Sintergomma c'è stata anche recentemente vicina, di questo la ringraziamo, un'iniziativa che fatte dal Comune, dimostrando una grande sensibilità. E poi mi pare dall'illustrazione di rivedere il modello vero, quello marchigiano, dove veramente si uniscono dei valori fondamentali dell'imprenditore marchigiano, che è quello di far crescere la propria creatura. Quasi tutti sono partiti essendo prima magari addirittura dipendenti di alcune strutture, poi si sono messi in proprio. Non so se il padre è accaduto spesso, e poi i figli, mi pare che in alcuni casi, per fortuna, non sempre è così, hanno preso il testimone, l'hanno fatto però sulla base di quei principi fondamentali che caratterizzano l'impresa marchigiana, cioè con una grande propensione al lavoro, anche al rischio, e un grande coinvolgimento delle maestranze. Dunque, per me c'è un mix di tutto questo in questa azienda. Io non la conosco direttamente, però conosco bene il fratello Baglioni, e devo dire che tra l'altro da tempo li stimo molto, e credo veramente che siano un esempio di come si debba fare azienda. Tra l'altro vengono portate avanti delle attività che impattano anche sulla questione ambientale, no? C'è il recupero di quelli che potrebbero essere gli scarti, e c'è una capacità di crescere, altra cosa fondamentale, prima però consolidando la base e facendolo, no, per step successivi. Dunque io mi volevo complimentare con loro e, come posso dire, invitarli a continuare su questa falsariga, perché è fondamentale avere questi punti di riferimento per la collettività in generale. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Cingolani.
Grazie Presidente, io non conosco né l'azienda né conoscevo il signor Baglioni, cioè mi ha impressionato nel suo parlare da Jesino, perché io così ad Akito lo definirei un manager de no altri, perché è questa la realtà, quello che il sindaco ha detto con parole, come dire, a sistema. Io gli dico grazie perché nella sua riservatezza, nel suo umile lavoro, lei ha fatto una summa di quello che dovrebbe essere oggi l'imprenditore. Capacità cioè di fare passo dopo passo, dopo aver consolidato le radici sul territorio, procedere a processi di inclusione sociale, indipendentemente da dove vengono le maestranze, ma farle sentire parte di un sistema. E i grandi economisti e anche i grandi politici, quindi non quelli che stanno qui dentro, parlano della necessità di una internazionalizzazione delle aziende. Lei, con parole semplici, con valori però e radici forti, ha già iniziato un'internazionalizzazione della sua azienda, non solo puntando sul mercato. Io qui ho una piccola operazione da fare, ma la farò in privato, non mi piace tanto i mercati cinesi perché quelli c'è ancora la pena di morte, ma è una situazione mia personale, non mi piace commerciare con chi non rispetta i diritti delle persone, ma comprendo la mediazione, sicuramente voi porterete anche una ventata di novità in questi luoghi, no? Però ecco, voi siete riusciti praticamente, state riuscendo anche a mantenere solidità delle famiglie, riuscite a portare avanti un valore educativo del lavoro come senti parte di un qualcosa che costruisci insieme, e sicuramente, questo lo so per certo, svilupperete anche per poter, come ha detto lei, tenere gli occhi in più settori e avere altri prodotti da commercializzare, svilupperete anche quelle che sono la ricerca, no? Minima, e valorizzando queste nuove professioni universitarie che ormai si affacciano nel mondo universitario. Quindi dal mio punto di vista, ce ne fossero di manager de no altri, adesso Baglioni lo definisco così, perché questa è la vera forza di quello che può essere la ripresa di un paese a partire dai piccoli luoghi. Quindi la ringrazio infinitamente per una testimonianza, come dire, in punta dei piedi, ma che c'ha dietro una grande forza, e lo si vede perché le persone riservate hanno dietro sempre una grossa solidità. Grazie, signor Baglioni. Grazie, consigliere Cingolani. Poi credo il nocciolo duro sia il discorso quasi di impresa familiare, perché credo no, padre e due fratelli, quindi soprattutto quello. La consigliera Lenti. Molto rapidamente, anche perché gli interventi che mi hanno preceduto hanno già in buona parte espresso quello che avrei voluto manifestare al signor Baglioni. Intanto grazie a chi l'ha invitato, che ci ha dato l'opportunità di ascoltare questa testimonianza importante, perché in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, di fatto quello che il sindaco giustamente ci ricordava era il modello marchigiano, che in passato veniva tanto decantato, no, come motore di sviluppo, in particolare nel nostro territorio delle Marche, di fatto è quello che oggi tiene, cioè di fronte a una crisi, no, che sta devastando veramente non soltanto le aziende, ma di conseguenza anche il mondo del lavoro. C'è chi, proprio grazie all'aver portato avanti questo tipo di modello basato appunto su molto spesso l'azienda familiare, che quindi si appoggia su valori, comunque su una passione, no, per il lavoro che si fa, che traspare molto bene anche dalla testimonianza dei Baglioni, è quello che oggi tutto sommato ci ha permesso di tenere e di garantire il lavoro sul nostro territorio. Con questo modello che oltretutto, come diceva anche Cingolani, punta a una internazionalizzazione, ma non attraverso l'esportazione del lavoro, attraverso la ricerca di nuovi sbocchi di mercato, perché oggi quello che stiamo, no, vedendo è che le aziende comunque che sono riuscite, poi qui porgo anche una domanda al signor Baglioni su questo aspetto, sono quelle che poi sono state capaci comunque di andare a cercare nuovi sbocchi, no, per poter vendere i propri prodotti, farli conoscere anche non soltanto, no, ecco, sul nostro territorio, piuttosto che esportare il lavoro, quindi esportare il manufatto, farlo conoscere fuori, garantirsi nuovi sbocchi di mercato, essere al di là di quali, no, condivisibili o meno, però di fatto questo. Volevo anche capire quindi quanto all'interno della sua azienda
adesso al di là dell'apprezzamento per il clima che si vive, sicuramente dovuto proprio a questa passione, credo, che e questo modello, che non è soltanto un modello di sviluppo economico ma un modello di aggregazione, no? di nucleo, parlava di un nucleo quasi familiare, ma non soltanto la famiglia ristretta degli imprenditori che hanno dato vita all'iniziativa, la famiglia di tutti quelli che poi operano all'interno dell'azienda, che sicuramente è un modo di gestire le risorse non soltanto economiche ma anche umane in maniera proficua, perché quando nell'azienda si sta bene, si lavora bene, si produce sicuramente meglio, no? E si partecipa a un processo in maniera consapevole. Però quanto quindi in questa fase, diciamo, economica che stiamo vivendo, questa ricerca di nuovi sbocchi di mercato ha inciso e in che parte oggi incide sul fatturato dell'azienda, quindi quanto è rimasto di produzione per il locale e quanto di fatto poi viene esportata? Grazie, no, prima della risposta, così eventualmente, chiedo scusa, risponde l'assessore Napolitano. Allora, io volevo fare i complimenti veramente a Gabriele, perché ci ha portato una testimonianza di quell'economia circolare dei rifiuti di cui avevamo parlato nel Consiglio Comunale l'altra volta e che in effetti esiste veramente, esiste in pratica e si può realizzare. Quindi, ecco, questo era, volevo fare veramente i complimenti. Grazie. Assessore, consigliere Catani. Sì, grazie Presidente. Complimenti alla ditta Baglioni, conosco il fratello, però no, stessa cosa. Complimenti anche da parte nostra e mia in particolare, perché veramente l'azienda rappresenta la marchigianità, come si è detto fino adesso, i valori nostri. Un'azienda media che però senza clamore sta andando molto bene, mi pare. In questo periodo un'azienda che assume, comunque c'è da dargli la medaglia. D'oro, argento, poi dipende, ma comunque è un fattore assolutamente positivo, un'azienda che fa il passo secondo la gamba, evidentemente, altrimenti non andrebbe da nessuna parte. La domanda è faccio anche una domandina al volo, quindi l'azienda marchigiana ad hoc come questa vostra, come si riesce a inserire nel mercato cinese e come riesce poi a mantenersi, per capire? Grazie. Grazie, quindi do la parola al signor Gabriele Baglioni, così risponde a queste domande che sono state fatte. Prego. Sì. Allora, rispondo alla domanda, che poi sono entrambi, sono simili, insomma. Quello che noi abbiamo sempre pensato è di guardare, come dicevo, molto molto avanti, cioè noi abbiamo l'opportunità, ma tutto questo penso grazie alla voglia di fare, alla passione che uno ha, la stessa passione che viene trasmessa ai dipendenti e c'è in caduta, no? Tanto l'esempio parte sempre dal professore, dal politico, dal titolare, dal padre, dal capofamiglia, eccetera, eccetera. Questo è, no? L'esempio è quello. E poi i risultati vengono di conseguenza. Quello che noi abbiamo sempre fatto è cercare di creare un ambiente in cui il dipendente, dal più alto grado al più basso grado, lavorasse in maniera responsabile. E questo è quello che, bene o male, abbiamo sempre. Vedo che i risultati ci sono per questo motivo. E questo tutto nasce, deve nascere a noi, che dobbiamo dare l'esempio prima cosa. E questo è un dato di fatto. Per quello che riguarda l'esplorazione di nuovi mercati o di nuove opportunità di lavoro, fa parte del lavoro stesso. Cioè, se la passione la metti a 360 gradi, quindi anche scoprendo nuove opportunità, collaborazioni, cioè è tutta una serie di cose che non nascono per caso, nel senso che nascono per uno studio, per un'intuizione, per una creazione, creatività, anzi più che creazione, cosa che noi con il lavoro che facciamo ce l'abbiamo avuto sempre nel nostro DNA, perché facendo un lavoro come quello di valorizzazione degli scarti è un lavoro per cui già dalla produzione, e poi io mi occupo direttamente di produzione, quindi insomma parlo proprio per l'esperienza diretta, ogni giorno, per dire, nel nostro lavoro cerchiamo sempre di fare un piccolo miglioramento sulla linea produttiva
qualcosa che sia sempre per plasmare, per dire il materiale che ci arriva, che non è mai uguale, perché trattandosi di scarti, gli scarti sono difformi, la parola stessa, no? Quindi ogni giorno cerchiamo di valorizzare, di fare delle iniziative produttive, di sistemi per migliorare, insomma, tutto il ciclo produttivo e per creare poi altre opportunità di lavoro, perché da una cosa, ne pensiamo su, può crescere un'altra, può dagli scarti, se noi stiamo sviluppando il discorso tappeti in gomma per auto o per gli scooter, come ad esempio noi avevamo fatto 5 o 6 anni fa, avevamo fatto un prodotto che era il bancale in gomma, che era una cosa, cioè avevamo anche un brevetto internazionale, perché è un prodotto che non è mai stato fatto. Questo perché? No, perché ci siamo alzati una mattina, adesso facciamo un bancale in gomma. Perché? Questo proprio per collaborazione con i nostri fornitori, c'erano degli scarti a disposizione da valorizzare, perché questo è proprio collaborazione anche con, non solo con il cliente, ma con il fornitore stesso. C'erano gli scarti da valorizzare, altrimenti sarebbero andati a finire in discarica, che ci facciamo? Allora abbiamo cominciato a pensare, adesso un'idea, facciamoci un bancale in gomma. Bancale in gomma che poi dopo abbiamo stoppato la produzione, perché in realtà non è economicamente una cosa fattibile. Okay? Però c'è chi ce l'ha copiato e quindi la validità del prodotto c'era. Ce l'ha copiato poi lo stesso fornitore nostro, che è la Goodyear, il maggiore fornitore nostro, in un sito in Sudafrica. Ero stato proprio io laggiù a vendere, a far vedere com'era il prodotto. Poi dopo diverso tempo non ci ha comprato più niente. Perché? Perché l'hanno cominciato a far loro. Quindi questo per dire che la creatività fa sì che di non fermarsi, di andare avanti, per quello che riguarda l'estero, è chiaro che noi, il mercato italiano è un mercato forte che ci tiene sempre, però il mercato estero, specialmente con questi nuovi prodotti, che è il mercato cinese, così è una cosa naturale, perché è una tutela maggiore per quello che riguarda il mantenimento dell'azienda, perché se no adesso i cinesi a noi ci stanno molto antipatici, ecco, perché lavorare con i cinesi non è una cosa bella, non è cosa bella perché è un sistema che hanno loro che non ci piace, però purtroppo cioè uno va dove non si può fare diversamente. Per quello che riguarda, come diceva consigliere Cingolani, noi ci teniamo particolarmente al discorso della società, dell'organigramma, dell'ambiente lavorativo. Ci teniamo tantissimo, perché è proprio, come dicevo prima, è una cosa che deve essere così in azienda. Il clima c'è dentro l'azienda nostra, adesso penso, spero come in tante altre aziende, un buon clima comunque sia. Chiaro che ci sono gli screzi oppure, però penso che sia un buon clima, perché ci teniamo molto a questo, ci teniamo molto, perché è una cosa importante. A tal proposito, adesso un'idea che mi era venuta in mente proprio in occasione di quello che sta succedendo nel mondo, come messaggio di integrazione interculturale, interreligiosa, è proprio cercare, partendo proprio da un'azienda, da una piccola realtà che può essere un'azienda, insomma, fare qualcosa per aggregare ancora di più i dipendenti e tutti i vari componenti di un'azienda, no? Tipo facciamo un pranzo in cui, questo potrebbe essere un'idea, in cui ognuno porta un suo piatto tipico, okay? e facciamo una cosa di e questo potrebbe essere un piccolo esempio stupido di integrazione, cosa che in questo momento stiamo proprio pensando a questo, perché potrebbe essere una cosa interessante. Adesso non c'entra niente con l'attività, però fa parte del
No, vabbè. Grazie signor Baglioni, volevo dire che siamo in diretta streaming, spero che i cinesi non abbiano sentito tutta la cosa, no. Ma insomma... Ah, non ho detto niente sono, di male. No, niente di male, però insomma... Dunque ringrazio lei per essere venuto, un saluto a suo fratello con cui avevo parlato per organizzare questo incontro, ringraziamento insomma per la partecipazione, un grazie anche all'assessore Coltorti per la segnalazione. Io... Possiamo congedare... Sì. Grazie. Adesso. Sì, un attimo facciamo. Allora, una sosta di 20 secondi per permettere dal punto di vista tecnico di sistemare la registrazione. Preciso e ricordo.